Il poema cavalleresco di età umanistico-rinascimentale si rifà alla tradizione dei poemi e dei romanzi di argomento cortese cavalleresco. Questa tradizione si era affermata in Francia tra l'XI e il XII secolo e aveva trovato poi ampia diffusione in tutta Europa. Essa si concentrava su due temi principali. Il primo è dato dalla cosiddetta materia carolingia, cioè la narrazione della guerra tra paladini cristiani e saraceni di Spagna sotto il regno di Carlo Magno, una materia che aveva il suo capolavoro nella Chanson de Roland, la canzone di Orlando, del secolo XI. Tale materia è incentrata principalmente sui temi della guerra, della fedeltà al sovrano, della dimostrazione del valore in battaglia, del gesto eroico, dell'onore. Il secondo tema è rappresentato dalla materia bretone, materia in cui si narrano le vicende amorose e le avventure di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, rappresentata dai romanzi francesi in versi del XII secolo come le varie versioni della leggenda di Tristano e Isotta o il più famoso Lancillotto o il Cavaliere della Carretta. Il tema amoroso è strettamente legato a quello della ricerca, la cosiddetta quête, è la ricerca di un oggetto sacro e miracoloso oppure dell'amata lontana, un tema che sarà ricorrente proprio nell'epica cavalleresca di età umanistico-rinascimentale. Alla quête si ricollega il tema dell'avventura, il cavaliere compie imprese straordinarie per conquistare l'amore dell'amata, non soltanto per ottenere il riconoscimento del suo signore.